了。耶耶。哦。Oggi ti racconto la storia del monaco e della tigre. C'era una volta un monaco che stava attraversando una foresta, quando all'improvviso si trovò davanti una tigre inferocita. Per salvarsi la vita si diede immediatamente alla fuga e la tigre lo inseguì. Ad un certo punto il monaco si trovò davanti a un dirupo e notò che la tigre lo stava per raggiungere. Non era la sua giornata. Non avendo altra scelta, si calò giù per il dirupo appendendosi con entrambe le mani a una pianta di vite. In quel momento notò che sotto, in fondo al dirupo, c'era un'altra tigre che lo stava aspettando, mentre al di sopra la tigre di prima lo guardava e aspettava che lui risalisse, pronta a papparselo in un sol boccone. Era tra due fuochi, non era finita. Ad un certo punto arrivarono due topolini, uno bianco e uno nero, che cominciarono a rosicchiare la pianta di vite dove lui era attaccato. Il monaco sapeva bene che se i topolini avessero continuato a rosicchiare, la pianta si sarebbe staccata e lui sarebbe caduto giù in bocca alla tigre che lo stava aspettando. Urlava per mandarle via, ma i due topolini continuavano imperterriti a tornare. A quel punto il monaco notò una fragola che stava crescendo proprio lì a pochi centimetri da lui, tenendosi con una mano alla pianta di vite e allungandosi con l'altra la colse. Era rossa e matura. Con la tigre di sopra che lo inseguiva, con l'altra tigre di sotto che lo aspettava, con i due topolini che continuavano a rosicchiare la pianta dove lui era appeso, il monaco assaggiò la fragola e la trovò squisita. I due topi rappresentano il passaggio del tempo, il giorno, il topolino bianco, e la notte. La parte di sopra del dirupo rappresenta il tuo passato, la parte di sotto rappresenta il tuo futuro. Il ramoscello di vite a cui sei appeso rappresenta la tua vita materiale e la fragola è tutta la bellezza che c'è e che puoi godere della tua esistenza. Godi della bellezza del tuo presente. Afferra l'attimo. Ciao.